tutti che adesso faremo un po' di shopping col signor Fabrizio. Ciao, sono Fabrizio Palladino e sono uno stilista di Milano. Per noi stilisti comunque l'immagine è molto importante. È successo una sera che navigando su Facebook mi è comparsa una pubblicità di un trapianto in Turchia. Praticamente cliccando il giorno dopo vengo subito ricontattato da una ragazza. Ci scambiamo un po' di messaggi e in meno di un'ora ho già avuto un prezzo mandandogli delle foto e ho deciso di venire qua in Turchia a fare il trapianto. All'inizio ero un po' scettico, sai, non sapendo parlare purtroppo inglese, non sapendo la lingua del posto, il turco, e avevo un po' paura di chi potevo trovare. Invece l'accoglienza è stata perfetta, come quella che mi aveva accennato al telefono su WhatsApp. La ragazza addirittura talmente gentile ti chiama anche su WhatsApp senza nessun problema, ti viene a prendere all'aeroporto, ti dà consigli anche su dove cambiare i soldi, dove alloggiare, che è già tutto compreso nel pacchetto. E praticamente il giorno dopo, ecco, c'è la clinica. L'intervento non fa male, quindi la cosa è molto bella. Praticamente dopo l'anestesia, praticamente devi stare solamente seduto, rilassato su una sedia, quindi quasi sdraiato. E poi dopo, ecco, il trapianto. E diciamo che come effetto è molto bello. Io oggi calcola che facendo lo shampoo ho già visto un buon risultato e che il lavoro è stato fatto molto bene, specialmente la linea, che era quella che a me preoccupava un po' più di più. Consiglio a tutti poi la clinica Vatamet, perché dopo la mia esperienza posso dire che sono persone veramente fantastiche, e soprattutto Aysun, che è la ragazza che si occupa delle persone per quanto riguarda il trasferimento dall'Italia. E la cosa poi bella è che non bisogna pagare fino al giorno del trapianto, quindi senza nessuna paura.